Eccoci qua ragazzi, parliamo un po' di Dragonero e Ribelle, numero 7, Il destino di Keira. Allora, album molto atteso perché la copertina, diciamo, metteva abbastanza hype, e meritatissimo l'hype. Allora, iniziamo con parlare proprio della copertina. Sempre Pagliarani alla colorazione Francescutto, copertina molto molto bella, e devo dire che anche bella colorazione, l'acqua è strepitosa. Devo dire che praticamente rispetto ad altre copertine, insomma, della serie regolare che eravamo abituati a vedere, questa qui, che questa è una copertina, insomma, non so come dire, anche la colorazione, meno sgargiante, un po' più cupe. Queste qui sono molto più, colorazione più sgargiante, sono scelta di colori molto più acquerellosi, cioè colori, sembrano quasi delle copertine di Dragonair Adventure. Per come è, insomma, la colorazione, adesso io molto tecnico nel spiegarmi. Questi qui che sembravano praticamente orchi, qua dice solo i gulin, se non sbaglio, che sicari gulin, che non so se so, tipo una specie di misto tra orchi e goblin, che sembrano quasi goblin. E comunque soggetto e sceneggiatura Stefano Vietti, i disegni sono tre disegnatori: Fabrizio Galliccia, Gianluca Pagliarani e Vincenzo Riccardi. Disegni come sempre belli. I primi, insomma, prima parte, alcune tavole mi hanno fatto impazzire rispetto magari alla parte centrale e la parte finale. La storia mi è piaciuta molto e sono molto contento perché quello che io volevo vedere quando, diciamo, sembra che un albo contenga, diciamo, molte informazioni e una bella storia su, tra virgolette, le razze, in questo caso gli orchi. Perché nell'altro albo degli elfi io pensavo che c'era anche sta cosa, ma degli elfi si è visto ben poco, a parte Sera e che incontra il padre e la madre. Invece qui si è visto molto degli orchi, dell'isola degli orchi, c'è Keira che praticamente non è la fidanzata, però insomma se la fa con Gmor, e lei è una guerriera, e praticamente devono scegliere un capo, e allora lei vogliono praticamente. Un'altra fazione vuole ucciderla, quindi loro si trovano invischiati in questa cosa, gli danno una mano e se ci sono due o tre bombe, diciamo, nella continuity, una che già, diciamo, si era intracapita, se non capita, molto, insomma, molto forte, bomba molto forte, e altre anche che aprono nuovi orizzonti su quello che saranno le storie in futuro, e praticamente non è che posso dire tutto, chiaramente, perché spoiler, ma se volete faccio di qualche tavola. Nel mezzo ci sono delle tavole, insomma, così, che compongono la parte centrale dell'albo e, diciamo, un combattimento. E nella cronaca della ribellione Luca Barbieri consiglia di andarsi a rivedere il numero 3, Gli Impuri, perché appunto in quell'albo, diciamo, credo che quell'albo numero 3 quasi sicuramente è la prima volta che si vede Keira e che sono sull'isola degli Orchi, quindi alcune cose. Non è che serve proprio al 100%, però consigliato da Luca Barbieri, insomma.
C'è ancora una piccola parte sia di Reario e Rooney, un po' marginale, ma che comunque anche lì stanno preparando, insomma, i piani per l'impero. E poi questo qui è il presente numero 8, il misterioso retaggio di una perduta civiltà e la chiave per combattere l'impero, il segreto degli ubiqui. Questo qui è abbassa la copertina. Come dicevo, vedete, sempre assomiglia molto questi colori, molto così. E comunque, cioè, nel complesso, a me è piaciuto, se devo dare un voto, gli do un bell'8,5. Perché c'è un misto di tutto, c'è comunque mazzate, c'è un po' di politica dell'Erondar, c'è due o tre bombette dentro per quanto riguarda la continuità futura, c'è tutto. C'è tutto quello che ci dovrebbe essere dentro un albo, insomma. Mi è piaciuto molto, molto più di quello del mese scorso, ma anche se quello lì ha riscosso molto successo, ho sentito, insomma, da tutti. A me, io sempre molto coerente, mi piacciono sempre quelli che agli altri non piacciono e quelli che agli altri piacciono a me non piacciono. Però questo qua è tanta roba, veramente tanta roba. E che dire, ragazzi? Come sempre, sosteniamo Dragonero, sosteniamo il fumetto bonelliano e per farlo supportate il mio canale. Quindi iscrivetevi, mettete un bel like, commentate, mi raccomando, commenti a più non posso. Condividete il mio video sui social, Instagram, Facebook, su quello che volete. E niente. Comunque ringrazio sempre tutti i nuovi iscritti, tutta la gente che mi supporta. Un appuntamento al prossimo video. Un saluto a tutti.